Antonella Guardacione, qui al Casale di Cappella, sì, con Onda Civica e con Franco Annuzzi, candidato sindaco. Allora, Antonella, il tuo impegno per questa zona di Monte di Procida e per le altre zone, diciamo, i quartieri più belli di Monte di Procida? Sì, buonasera Paco, e siamo qui appunto sul Casale, nel borgo appunto antico di Cappella. E questa sera, ma in realtà è il nostro progetto di Onda Civica e io me ne faccio promotrice in quanto appunto appartenente a Cappella, mi faccio promotrice appunto di fare in modo che i quartieri come appunto Cappella, Miliscola, Torre Gaveta non siano più delle periferie, ma bensì vengano posti appunto al centro dell'agenda politica e si faccia in modo che ciascuno di essi venga appunto valorizzato per la propria peculiarità. Ovviamente ciò richiede un intervento delle amministrazioni e io con il mio impegno, la mia costanza, comunque dedizione e volontà, insomma, mi dedicherò a tutto ciò e farò in modo che noi possiamo essere più vicini ai cittadini e alle proprie esigenze e di rispondere appunto in maniera chiara e corretta ad esse. Ovviamente Cappella, ma anche gli altri quartieri, non bisogna ricordarli solo nel periodo elettorale, ma bensì bisogna appunto ideare e mantenere una linea progettuale e seguirla durante le amministrazioni. Purtroppo in questi ultimi anni Cappella è stata completamente abbandonata e trovo d'altronde irrispettoso nei confronti dei cittadini ricordarsene solo a pochi mesi dalle elezioni. E quindi pertanto io mi faccio promotrice di ciò e farò in modo che ciò venga appunto mantenuto da noi come gruppo di Onda Civica. E solo questo grazie anche ovviamente alle conoscenze e competenze di Franco Iannuzzi che ovviamente ci faranno da guida in questo percorso.